Marine Le Pen torna a farsi sentire e a far discutere. La leader dell'estrema destra francese, visitando il mercatino di Natale sugli Champs-Élysées, ha espresso propositi che con lo spirito natalizio hanno poco a che fare. Per colei che, secondo molti analisti, tra pochi mesi arriverà a un passo dalla presidenza della Repubblica, la copertura sanitaria dovrebbe essere riservata ai francesi. E non è tutto. Ritengo, ha detto, che l'istruzione gratuita e obbligatoria dei figli dei clandestini sia un'attrattiva per l'immigrazione alla quale bisogna porre fine. Rifletto sull'introduzione di un periodo di attesa prima che gli stranieri che vengono a lavorare nel nostro paese possano accedere a un certo numero di servizi pubblici e alla previdenza sociale. Porre fine alla scolarizzazione dei bambini stranieri? Marine Le Pen si prende gioco dell'onore della Repubblica francese, replica su Twitter la ministra socialista dell'istruzione Belkacem. L'idea di Marine Le Pen è anche una risposta al programma di François Fillon, candidato della destra repubblicana, che per risparmiare sulla spesa pubblica prevede tagli alla sanità.